Guardami tu perché io mi allora, sono seminari residenziali. Cominciano il venerdì pomeriggio e finiscono domenica dopo pranzo, che valorizzano molto anche l'aspetto conviviale. Bene. E ne abbiamo fatto uno a Prato per i gruppi del centro-nord, uno a Sorrento per i gruppi del centro-sud, lato Tirreno, uno nell'entroterra di Fermo per i gruppi del centro-sud, lato Adriatico. Adesso si sta organizzando. Sì, quello che stavo per dire, in provincia di Torino organizzeremo un seminario ad Alpignano il 18 e il 19 di gennaio, quindi questa era anche l'occasione per cominciare a dire, è un movimento che si vuole strutturare sulla formazione anche dei suoi addetti, delle persone che parteciperanno. Questo è un primo elemento e risponde più che altro a un'esigenza interna, è un'esigenza di parlare con una voce univoca e soprattutto competente. Poi c'è un secondo livello di questione formativa che io credo sia importante sottolineare, che invece attiene più a quella che è la formazione dei quadri dirigenti anche delle amministrazioni locali, no? Perché io credo che oggi da un punto di vista formativo, nel senso da un punto di vista della capacità di leggere e di comprendere il fenomeno, a livello di enti locali, a livello di comuni, di regioni, non sia così, no? Così frequente, così chiaro che i funzionari tecnici abbiano. Quindi se io dovessi farmi, no? Se io dovessi oggi fare una proposta in termini formativi, la farei intanto per formare le persone che si occupano dell'ambiente. Quindi questo, non so se questo era il livello della richiesta. In ogni caso, al nostro interno riteniamo che sia, come dire, la formazione sia l'elemento fondamentale da poter cominciare un ragionamento e portarlo di fronte alla popolazione, in sostanza. Allora, questo seminario che faremo a Villa Govean ad Alpignano il 18-19 gennaio parteciperà anche il direttore e amministratore, sì, unico della società che gestisce i rifiuti attivoli, quindi lui spiegherà molto bene tutte le cose che ha fatto, che per noi diventa un elemento importantissimo. E prima di partecipare a questo seminario, la sera precedente farà un intervento a Venaria, dove un gruppo di persone che stanno pensando di costituire una lista civica, che non ha niente a che fare con noi, hanno interesse di conoscere come ha gestito questa situazione, questa realtà. Devo dire semplicemente che lui ha impostato tutto quanto il lavoro sulla riduzione dei rifiuti, e quindi una serie di iniziative su comportamentali per le persone. Secondo, dal momento in cui ci sono i rifiuti, una raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio, alla riutilizzazione dei materiali, alla vendita e alla riutilizzazione, perché altrimenti non ha nessun senso, ma anche in maniere, diciamo, abbastanza garibaldine, essendo una persona anche, per esempio, il Comune di Tivoli è uno dei più alti sulla raccolta dei RAE. E tutto questo è partito con una competizione nei confronti degli zingari, no? Che andavano nella discarica, prendevano gli elettrodomestici, così via, li portavano in un campo e li bruciavano per ricavare i RAE e il ferro. Lui li faceva bruciare, poi andava e si prendeva i RAE e il ferro, sicché gli facevano il lavoro preparatorio fino a quando si sono stancati di un'operazione di questo genere. E la vendita di questi materiali ha comportato degli introiti nelle casse dell'azienda raccolta rifiuti. Poi ha valorizzato molto un criterio, diciamo, di raccolta dei rifiuti non basato sul porta a porta, ma collocando degli scatoloni, non so come definirli diversamente, in cui messi nei quartieri, in cui le persone portano direttamente i rifiuti, e questi scatoloni hanno delle sportelle che si aprono, e a seconda dei giorni portano i rifiuti già in maniera selezionata,
In questo modo non è necessario avere dei camion che vanno sotto le case e prendono i materiali e li portano via, ma l'azienda si trova già il lavoro fatto, diciamo così, no? E la purezza di questa raccolta differenziata è molto alta, proprio perché le persone, avendo visto che questa operazione è un'operazione conveniente anche dal punto di vista economico, si sono coinvolte sempre maggiormente alla gestione attiva di questi rifiuti e non soltanto di carattere passivo. Comunque tutte le informazioni, se qualcuno è interessato, ce lo faccia sapere, tutte le informazioni le potrete avere o il venerdì 17, mi pare che sia, sì, gennaio a Venaria, oppure partecipando al corso di formazione il 18 e il 19. Io posso anche raccogliere magari a fine serata tutti coloro che intendono aderire a questo corso. Sì, io direi due cose: chi intende aderire al corso oppure chi intende essere informato, certo, delle iniziative che facciamo, può lasciare la mail, che non significa aderire al movimento, significa semplicemente dimostrare che si è interessati a conoscere le evoluzioni di quello che stiamo facendo. Per la domanda di Andrea è molto importante, cioè io sono convinto che fino adesso ci si è comportato